La partita, i pronostici non sono bravo, da quando faccio questo mestiere non mi azzardo più a dire le cose. Sono due belle squadre, squadre che Napoli che conferma tutte le ultime stagioni che ha fatto e la Roma che si deve ritrovare cambiando l'allenatore, però speriamo di vedere una bella partita. Ti voglio chiedere di Vlad Chirichesh, calciatore rumeno, un po' sfortunato quest'anno con il Napoli, però Carlo Ancelotti sin dal ritiro di Di Marzio ha puntato forte su di lui. Ma secondo me era infortunato in quel periodo, però è bene che si dà fiducia nonostante tutti i problemi fisici che ha avuto, però conoscendolo è una bravissima persona, un ragazzo per bene, di carattere. È anche un buon giocatore, un giocatore di livello che può dare una mano a questo Napoli. Cristian, tu hai giocato per tanti anni col caschetto all'Inter, ti ricordiamo tutti in quelle vesti. Ti senti di dare un consiglio a David Ospina che ultimamente ha subito un brutto colpo alla testa? Ma non sono io, sono i medici che gli devono consigliare cosa deve fare. Poi vi posso dire soltanto che tutto passa e deve avere pazienza e deve avere serenità, ritrovarla, anche se quando subisci i colpi alla testa, poi non so la gravità e l'entità dell'infortunio, però tutto passa, deve essere soltanto sereno. Tu hai militato diversi anni all'Ajax, ti sarà tra qualche settimana la sfida ai quarti di Champions Juventus-Ajax, che partita può essere secondo te? Ma vediamo se l'Ajax riesce a mantenere lo stesso livello che ci ha fatto vedere contro il Real Madrid. Non lo so, sarà una bella partita. Poi la Juve viene con tanta fiducia dopo che hanno superato il turno nella maniera con la quale l'hanno superato. Vediamo se Cristiano si riprende, se sarà in grado di giocare la partita, però sicuramente ci divertiremo e vedremo una bella partita. Sarà una bella partita anche in Europa League tra Napoli e Arsenal, un quarto di finale che sa di finale, se proprio vogliamo dirla tutta. Sarebbe stato più bello vederle in finale, vedere una finale in Europa League Napoli-Arsenal. Purtroppo il sorteggio, non so per chi, per tutte e due penso che era da evitare un sorteggio del genere, però fa bene al calcio, fa bene a noi tutti gli stimatori del calcio moderno, del calcio fatto bene, e sicuramente anche lì vedremo una partita dove ci divertiremo. Come lavorare con i ragazzini alle prime armi? Ecco. Molto bello, ci vuole tanta pazienza, però è bello, la passione c'è, la voglia di trasmettere e di dare ai ragazzi c'è, mi diverto. Esposito Junior, il piccolino, il fratello più piccolo di Esposito che è esordito in prima squadra con l'Eintracht. Stesso ruolo, è abbastanza preso per poter dire che prospettive ha, ma secondo te che percorso deve fare anche sotto il profilo umano, in un contesto nel quale è facile lanciare i giovani anche sotto il profilo mediatico? Ma Francesco Pio ha due fratelli sì, più grandi e da quali può imparare molto. È un bravissimo ragazzo, viene da una famiglia che conosce il calcio, che gioca a calcio, è di casa, e non mi fa solo che piacere averlo perché è una bravissima persona, un bravissimo ragazzo. Io gli auguro il meglio, ha tutte le qualità e le carte in regola per sfondare, per crescere, per arrivare lontano. Conosci molto bene l'ambiente romano, sarà in grande fibrillazione domenica per il risultato della Roma. Che insidia può essere per il Napoli questa situazione? Ma sono sempre partite equilibrate, perché sono due delle squadre migliori che ci sono nel campionato italiano, quindi insidia per tutte e due le squadre, perché la qualità dei giocatori che ci sono nelle due rose ci fa sì che possiamo dire che vedremo una bella partita. Ti voglio fare una domanda su Kalidou Koulibaly, quest'oggi AS dalla Spagna rilancia l'interesse del Real Madrid per questo ragazzo qualora dovesse andare via Varane, è uno dei calciatori più forti in quel ruolo e il Napoli farebbe bene a tenerselo stretto, questo è quello che il Napoli fa sapere, ovvero Koulibaly non parte. Se ce la fa a tenerlo, quando
quando hai in casa uno dei più forti difensori centrali del mondo fai fatica a trattenerli, però gli auguro di riuscirci, ma non sarà facile. Poi è giusto che Koulibaly, essendo, come ho detto, uno dei migliori centrali del mondo, ha delle richieste da parte delle società in Europa che sono all'altezza. Secondo te vale davvero 150 milioni Koulibaly? Se il mercato dice questo, non lo so. questo lo decide quello che compra alla fine, perché chiunque lo detiene reputa di chiedere quello che vuole, ma è importante che il compratore offre quella cifra, vediamo. Per me è troppo, ma va bene, uno dei più forti del mondo, però 150 milioni, allora gli altri cosa valgono? Un sì o no? Una grazie Cristian. San Siro, hai vinto tanto con l'Inter, demolizione o no il nuovo stadio, che ne pensi? Io per me non posso rispondere a questa domanda. Il profilo emozionale. Ma posso parlare da parte del tifoso e dire no a demolizione, però se mi metto anche nei panni di una società che ha obiettivi importanti da raggiungere potrei anche dire di sì, ma non mi pronuncio perché faccio sono in mezzo, sono dentro, sono coinvolto e sono molto affezionato anche come tifoso all'Inter, non lo so. Queste sono cose che decidono loro, non io. Anche una bella coppia con i bari. Grazie.